Giuliano Campagnola, EQSRL, vi introduco quello che è l'oggetto dei nostri servizi per quel che riguarda la parte scooter, ovvero l'Oxygen Cargo Scooter. L'Oxygen Cargo Scooter è un prodotto estremamente specialistico. Si tratta di uno dei non molti scooter completamente concepiti per essere elettrici e soprattutto concepiti per il trasporto. Stiamo infatti parlando di uno scooter il cui telaio è completamente circondato da tubi, in quanto è di fatto un roll bar unico e nella parte centrale è stato concepito per accogliere le batterie. Le batterie, si tratta di batterie al litio ferrofosfato prodotte dalla Valence e sono batterie che vengono pilotate da un BMS attivo. Questo permette un costante bilanciamento delle batterie e soprattutto permette anche di fare una diagnosi dello stato delle batterie. Perché spiego questo? Per far capire che il prodotto destinato, nel nostro caso in buona parte all'impiego del trasporto aziendale, è un prodotto di estrema affidabilità. Un prodotto che laddove viene indicato per 60 km di autonomia, parliamo di 60 km reali, così come quando parliamo di 90 km di autonomia, parliamo di 90 km a pieno carico con 100 kg al di sopra del veicolo più un guidatore da 85 kg. Un prodotto capace di superare pendenze del 16% senza nessun problema, tant'è vero che è stato lo scooter destinato al trasporto dalle Poste Svizzere, che ne hanno addirittura presi fino a 5.000 esemplari all'interno della propria flotta. Quindi si tratta di un prodotto di elevatissima qualità che noi abbiamo pensato di offrire per le esigenze dei privati e delle amministrazioni pubbliche o a noleggio a lungo termine o in leasing o addirittura anche per la vendita, attingendo anche a prodotti ricondizionati a un prezzo estremamente vantaggioso. Parliamo per quel che riguarda noleggio a lungo termine di un costo mensile che arriva a 180 euro compressivo dell'assicurazione e dell'assistenza 24 ore su 24. Siamo in grado entro le 24 ore di sostituire il veicolo o di ripararlo ed abbiamo un abbattimento dei costi effettivi di utilizzo elevatissimo rispetto ad uno scooter a benzina. Quando uno scooter a benzina che consegna posta può spendere comodamente dalle 300 alle 500 euro di benzina al mese, qua non andiamo oltre le 30-40 euro di corrente effettive, quindi c'è un risparmio elevatissimo e in più c'è il notevole vantaggio di non avere lo scooter fisicamente in carico all'azienda, quindi questo per gli studi di settore è un notevole vantaggio a livello fiscale. Ma per quel che riguarda le caratteristiche tecniche vorrei soffermarmi un attimino sul veicolo. Abbiamo da una parte il motore che è collocato all'interno della ruota posteriore, ma si tratta di un motore brushless collocato a sbalzo su un forcellone monobraccio. Questo permette, a differenza di tantissimi altri scooter elettrici, un'agevole sostituzione della ruota in caso di foratura, senza nessun particolare problema. Anzi, si può addirittura prevedere alcune ruote all'interno del parco veicoli già allestite, di modo che in caso di foratura si leva la ruota e si è pronti con l'altra. L'altro punto è per quel che riguarda il sistema di stazionamento, il veicolo dispone di un freno che permette di fare il blocco in salita attraverso questa leva e di conseguenza di poter fare tipo il recapito postale piuttosto che delle pizze, piuttosto che del catering, direttamente anche in zone scoscese dove non c'è una collocazione stabile. Altro punto fondamentale è il fatto che il veicolo è dotato di un buon livello di ergonomia, quindi anche a livello di guida, la guida su lunga distanza non comporta particolari problemi. Tenete conto che ho personalmente testato questo veicolo nella versione a 4 batterie, quindi con 120 km di autonomia, per un percorso di 135 km, facendogli fare un dislivello di 1000 metri sul passo Polaveno. E devo dire che non ero dolorante alla fine del percorso, nonostante comunque si tratti di un veicolo di fascia bassa, quindi destinato a coprire la fascia tra il 50 e il 125.
offre 4 kW pieni di potenza con una coppia all'albero di 154 newton per metro, quindi una coppia decisamente elevata che non comporta nessun problema a livello di salite. Per quel che riguarda appunto la nostra offerta di scooter ricondizionati per questo uso, abbiamo a disposizione tre tipologie di allestimenti. Questo allestimento, che è nell'allestimento Evo 2, cioè l'ultima variante dal punto di vista del design, è la variante più recente, abbiamo pensato soprattutto alle esigenze delle strutture turistiche, quali bed and breakfast, piuttosto che viaggi cittadini e cose di questo tipo. E allora abbiamo ritenuto più che valida la versione a due batterie, dove abbiamo 60 km di autonomia ed abbiamo una estrema leggerezza del veicolo, siamo nelle 120 kg in ordine di marcia per quel che riguarda il mezzo, e comunque rimane brillante, scattante e semplice da portare per chiunque. Mentre invece in quest'altro allestimento abbiamo pensato soprattutto ai vettori di posta, ai vettori per il trasporto postale, dove invece abbiamo pensato di collocare i pacchi sia nella zona anteriore che nella zona posteriore. Si riesce a portare fino a 20 kg, 25 kg sul portapacchi anteriore e 75 kg all'interno del bauletto, che esiste in quella dimensione o anche nella dimensione più grande. Questo quindi più adatto appunto a questa tipologia di trasporto, è destinato ad un uso più gravoso ed è destinato a coprire o i 60 km giornalieri o i 90 km giornalieri. Eccezionalmente è possibile anche fare l'allestimento a 4 batterie, quindi garantire i 120 km giornalieri. È ovvio che in questo caso il peso del veicolo si avvicina ai 180 kg, però laddove ci siano esigenze ben precise di fare trasporti su lunga gittata è possibile anche fare questo tipo di allestimento. Arriviamo poi all'ultima tipologia di allestimento, che invece è quella destinata al trasporto, ma di altro tipo, quale potrebbe essere ad esempio il catering. Pensate ad esempio l'idea di consegnare cibarie all'interno di un centro storico, in zone dove non è praticamente possibile arrivare con altri veicoli. Allora con questo si può arrivare velocemente, senza pagare alcuna tipologia di pedaggio particolare e quindi abbattendo sia i costi di consegna e soprattutto in qualche caso facendo la differenza tra chi può consegnare e chi non può consegnare. Questa è in buona sostanza l'insieme dell'offerta per quel che riguarda i nostri veicoli. Si può ragionare anche su un discorso di acquisto. Per quel che riguarda invece il discorso dei prezzi, i prezzi di questi veicoli, per chi volesse decidere di fare l'acquisto, fermo restando che comunque esiste tutta quanta la componentistica disponibile ed abbiamo la possibilità di fare i tagliandi in sede, abbiamo un prezzo che varia a seconda dell'allestimento e anche dalla quantità di batterie, da un prezzo minimo di 1.500 euro fino ad arrivare, a seconda delle condizioni e dello stato, a 2.500-2.600 euro. Per quel che riguarda lo stato di questi veicoli, abbiamo comunque le batterie sempre con capacità al di sopra del 90-95% dell'efficienza globale, in quanto sono batterie in grado di superare abbondantemente 2000 cicli di carica. Si tratta infatti di batterie a litio ferro fosfato con elettrodi magnesio e sono, diciamo, lo stato dell'arte delle batterie ed è il componente che garantisce la massima affidabilità di questi veicoli. Quindi si tratta di veicoli con un altissimo valore aggiunto che sono in grado di dare servizio per moltissimo tempo senza praticamente avere costi particolari se non la sostituzione dei freni, delle gomme e piccoli dettagli che riguardano la componentistica di pura usura. Nulla si consuma all'interno del veicolo, in buona sostanza. E con la parola di Giuliano Campagnola e di Simonetta Orlandi, che noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità. Noi tra pochissimo ritorniamo con Electric Motor News, il primo e unico programma televisivo italiano dedicato alla mobilità alternativa ecologica. A tra poco.